Signore, benedite il cibo che stiamo per prendere. In nome di chi mangiamo? Padre, Figliolo, Spirito Santo. Padre, Figliolo, Spirito Santo, così sia. Carlo, cosa avete fatto oggi? Il trapassato prossimo. A che cosa serve? Giulia, mangia, su. Mamma, è vero che i bambini nascono dalla pancia? I bambini a letto. Me l'ha detto Carlo. Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Imbecille! No. Così impara. È questa l'educazione che tu dai ai tuoi figli? E tu allora? Cosa pretendi? Non dici mai una parola! Ma per Dio! Non si può mai mangiare tranquilli a questa tavola! Facile, caro mio, andarsene! Vieni qui e parliamoci chiaro una buona volta! Ma cosa vuoi che parli? Mi fai schifo, guarda! Mamma! Tu! Sposarsi! Mi vuoi spiegare che senso ha? Ma Carlo, io non lo so, però se si è sempre fatto vuol dire che un senso c'è. A parte il fatto che non è vero. Beh, insomma, così non si può continuare. E perché? Aspetto un bambino. Grazie, cara. Prego. Carla? Bellissima. 03. Sì. Grazie. Carlo. Lo sai che mi sembra di sentire qualcosa che si muove nel ventre? Ma cosa vuoi che si muova? Dai. Al terzo mese. Mi fa piacere, sai, che hai deciso di non fumare più. Ah, è il mio regalo di notte. Ma adesso cerca di dormire, Carla, su. Carlo, ti dispiace andare ad aprire? Carlo, mi allacci per favore. Carlo, chi è quella tua nuova infermiera? Carlo, mangia, su. Però potevi anche dirmelo che facevi tardi. Non sono mica la tua serva, sai. Con te si parla, si discute, non ci si capisce mai. Avrei fatto meglio a sposare Armando, lui almeno mi rispettava, cosa credi? E smettila di dire che mi stimi! Basta! Basta! Non resisto più, hai capito? Sono sazio di te. E del tuo maledetto corpo. Ma cosa ti ho fatto, insomma? Si può sapere. È che tu sei sempre disperatamente uguale a te stessa. Questo mi fa impazzire. Vicino a te mi sento tranquillo, finito.